MaurizioPoli.it, eccoci qua ancora con il libro del professor Monterrini, Crescita, Reddito e Stabilità, il capitolo sulla contabilità mentale. È interessante questo aspetto della contabilità mentale perché la teoria della psicoeconomia dice che 1000 euro in una tasca a destra o 1000 euro nella tasca a sinistra sono sempre 1000 euro, non sei diventato più ricco. Dice, non importa se il denaro viene da uno stipendio, da un dividendo, da un incasso che ho fatto su un lavoro e sono sempre 1000 euro. Nella mia contabilità mentale, però, le persone ragionano in maniera diversa. Quando dice perché non tutti gli euro o i dollari hanno lo stesso valore. Importa poco che si disponga di pochi o tanti soldi. Quanto spendiamo, guadagniamo, prendiamo a prestito del denaro o lo investiamo, pensiamo ad agire nella piena consapevolezza delle nostre scelte, senza accorgersi delle contraddizioni che spesso lo caratterizzano. La nostra contabilità mentale è infatti meno rigorosa di quanto crediamo e può intendere una stessa transazione in modi molto diversi, spesso tutt'altro che ineccepibili. Ad esempio, ognuno di noi infatti tende a organizzare i soldi in una serie di categorie diverse e trattarli in funzione della loro provenienza, in modo in cui sono conservati, del modo in cui vengono spesi o investiti. Insomma, ognuno fa dei propri conti mentali secondo una matematica che ben poco a che spartire a quella che abbiamo imparato sui banchi di scuola. Il modo in cui gestiamo il denaro è mentalmente. Questi conti spiegano le nostre scelte incoerenti e il diverso valore che in circostanze diverse attribuiamo allo stesso montare di denaro. Nella nostra testa, il denaro non è insomma un'entità astratta, esatta e assoluta. Tendiamo invece ad attribuirgli un valore relativo, che si colora delle esperienze e delle emozioni che ad esso sono associate. Siamo dunque propensi a pensare diversamente ai soldi in base all'origine e alla loro destinazione. Facciamo calcoli distinti per l'acquisto di un libro di testo, di un esame medico, di un abbonamento a teatro, di uno ski pass, di un biglietto da lotteria, di una quotazione azionaria o obbligazionaria. Il fenomeno psicologico dei conti mentali, scoperto e sviscerato e confermato sperimentalmente dall'economista premio Nobel Robert Richard Thaler, è un anatema per la teoria economica tradizionale che sostiene giustamente che la tesi della fungibilità del denaro vuol dire che 100 euro vinti alla lotteria, 100 euro di stipendio o 100 euro di un portafoglio di investimento devono avere lo stesso valore monetario. Il fatto che la nostra testa ragioni nella realtà in maniera poco rispettosa di questa teoria economica è un fenomeno tanto pervasivo quanto ben documentato, che possiamo tuttavia provare a sfruttare a nostro vantaggio. Quindi psicologia e le contabilità mentali. Ma vince la lotteria, il denaro, non lo mettiamo nella categoria che ha lo stesso valore di quello che abbiamo guadagnato con lo stipendio o di quello che abbiamo investito. Alla prossima pillola derivante dal libro del professor Matteo Monterrini, Crescita, Reddito e Stabilità. Oggi abbiamo parlato della teoria comportamentale della contabilità mentale. Alla prossima.